Questi mondiali di Qatar 2022 sono destinati a rimanere nella storia più per quello che succede fuori dal campo rispetto a quello che vediamo all'interno del rettangolo di gioco, perché quello che è successo prima ancora della sfida tra i tedeschi e i giapponesi è davvero clamoroso. Perché Manuel Neuer, capitano della Germania, non ha indossato la fascia da capitano per i diritti LGBT, ma quello ufficiale della FIFA. E prima della partita c'è stato uno strano controllo, appunto, dell'assistente, dell'arbitro, che ha controllato la fascia di Neuer. Ecco, per divieto dell'organo di governo del calcio mondiale, è arrivato però poi un gesto importantissimo della nazionale tedesca, che ha posato la famosa e rituale ormai posa prima, la foto prima della sfida, con la mano davanti alla bocca. Un messaggio chiaro: ci hanno tolto la parola, non ci hanno consentito di esprimere la nostra opinione. Solo un fermo immagine c'è stato di questa famosa, scelta appunto di oscurare in qualche modo tutto ciò. Ma su Twitter, dopo l'inizio della partita, è arrivato un tweet proprio della federazione tedesca. Volevamo usare la fascia del nostro capitano per prendere posizione sui valori che abbiamo nella nazionale tedesca. Diversità e rispetto reciproco. Insieme ad altre nazioni volevamo che la nostra voce fosse ascoltata. Volevamo usare la fascia del nostro capitano per prendere posizione sui valori che abbiamo nella nazionale tedesca. Diversità e rispetto reciproco. Insieme ad altre nazioni volevamo che la nostra voce fosse ascoltata. Non si trattava, non si trattava di fare una dichiarazione politica. I diritti umani non sono negoziabili. Dovrebbe essere dato per scontato, ma non è ancora così. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Negarci la fascia al braccio è come spegnere la nostra voce. Sosteniamo la nostra posizione. È pesantissimo questo attacco. È pesantissimo. Quella foto con i ragazzi della nazionale con la mano davanti alla bocca e poi questo tweet è pesantissimo. Il divieto di indossare la famosa fascia One Love. È pesantissimo. Tutto questo sta diventando più grosso rispetto a quello che è davvero. È pesantissimo questo mondiale. Tutto quello che sta capitando, la scelta di giocare lì, il divieto, il fermo immagine con l'arbitro o l'assistente dell'arbitro va a controllare la fascia. Si sta andando oltre. Si sta realmente andando oltre rispetto a quello che è il reale senso del calcio, lo sport. Voglio sapere che ne pensate qui sotto, apriamo un bel dibattito perché questo è uno dei grandi momenti che rimarranno nella storia del calcio e forse non solo nella storia del calcio, soprattutto nella storia dei mondiali. Questo ci entra proprio a gran voce, non soltanto il gesto nella nazionale con quella mano davanti alla bocca, ma anche il tweet della federazione tedesca. Apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti.